Una delle eccellenze delle nostre zone è il prosciutto berico euganeo. La sua produzione si perde nella notte dei tempi, quando le zone coltivate non erano tantissime e l'allevamento del maiale veniva estrinsecato in tutte le zone marginali, nella foresta dove questo animale si poteva nutrire di ghiande e di tutti quegli alimenti che l'uomo avrebbe fatto fatica a raccogliere e comunque non sarebbero stati adatti alla sua alimentazione. Ovvio però che per avere un animale di questo tipo bisognava aspettare parecchio tempo. Adesso, tenendo sotto controllo l'allevamento, tenendo sotto controllo l'alimentazione, si possono produrre in maniera ottimale, con delle ottime rese, quei maiali pesanti da tagli pregiati che caratterizzano la salumeria italiana. Che differenza c'è tra i suini allevati in Nord Europa? È che questi sono animali che arrivano a 160-170 kg, quindi sono molto pesanti, quindi richiedono molto tempo per allevarli, a differenza del prodotto europeo che è più adatto per fare i prodotti cotti, per fare la mortadella, per fare i prosciutti cotti e che di solito, o che può essere utilizzato per essere mangiato fresco, e che di solito non raggiunge i 100-110 kg, quindi un suino leggero. Questi poi sono dei prodotti che risentono soprattutto della zona dove vengono maturati, salati, lavorati e soprattutto stagionati. Per questo un prosciutto che fondamentalmente è carne di suino diventa diverso a seconda che venga stagionato sui Colli Iberici oppure a Langhirano oppure a San Daniele, creando dei profumi che sono completamente diversi. Ovvio però che nel momento in cui noi apriamo la fetta, questa inevitabilmente va a contatto con l'ossigeno e l'ossigeno è un gas che può dare delle notevoli modificazioni organolettiche della fetta, tant'è che l'ideale è proprio affettarlo e mangiarlo, oppure rivolgersi all'industria che già ci dà delle vaschettine che ci permettono di gustare il prodotto dal momento che può avere l'utilizzo di gas che ne tolgono l'ossigeno e impediscono l'ossidazione. Quindi alla fine avremo un prodotto che però, come sempre devo ricordare, deve mantenere la catena del freddo. Perché? Perché nel momento in cui si apre da una cantina diventa un prodotto pronto da consumare ed è facilmente inquinabile. È importante utilizzare sempre la borsina termica per fare la spesa.